Leggete bene queste frasi, questi articoli, leggete attentamente queste parole, perché è proprio così. La nostra società consumistica e narcisista si prende il diritto di poter giudicare, puntare il dito e sminuire chiunque, senza un minimo di sensibilità, fermandosi solamente davanti a un'apparenza o a un pregiudizio. Questo ha un nome, si chiama body shaming, letteralmente derisione del corpo. È l'atto di deridere o discriminare qualcuno per il proprio aspetto fisico, una vera e propria violenza. Ma com'è possibile che nel XXI secolo esistano forme di bullismo ancora legate all'aspetto fisico? Difatti, i canoni di bellezza imposti dalla società sono strettamente legati a una precisa realtà storica e sociale. Non sono universali, cambiano di continuo e si annullano a vicenda di secolo in secolo. Infatti, attraverso le varie rappresentazioni che l'arte ci ha lasciato, possiamo vedere come il tempo, il luogo e la società influiscono sempre sul corpo e sulla mentalità delle persone. Nel Medioevo vediamo corpi senza forme, esili e quasi asessuate. Nel Rinascimento il corpo acquisisce un nuovo valore, la donna riacquista le proprie forme piene e la propria femminilità, e i maschi la propria virilità. Nel Novecento c'è uno scontro tra la mentalità progressista delle nuove generazioni e la mentalità che finora è stata imposta dalla nascita alle vecchie generazioni. Dal 2000 dovrebbero esserci un cambiamento radicale, ma la mentalità resta invariata e nel contempo la bellezza e l'esaltazione del corpo sono assorbite da una società di consumazione che vende degli standard ben precisi ai suoi consumatori. L'arte, il giornalismo, la televisione, la propaganda, i social, la letteratura, la danza, la musica sono tutte capaci di comunicare un pensiero importante attraverso varie modalità. La body art trasforma ad esempio il corpo come un pennello con cui dipingere o addirittura una vera e propria tela. Quest'arte, oltre a creare cose belle da contemplare, può essere utile per denunciare la società. Per quanto riguarda la musica, vediamo qui un esempio di body percussion, dove il corpo diventa un vero e proprio strumento musicale. Nella danza, da sempre, l'importanza di un corpo estetico e che segue perfettamente dei canoni precisi è un concetto fondamentale. Questo ha portato col tempo a una pretesa molto alta, che portava a disturbi alimentari per molti ballerini. Questo era dovuto anche alla pressione della società che vuole vedere ballerini belli, sani, magri, alti, dotati, modellati dunque secondo quello che piaceva ai propri occhi. Questa cosa tuttora accade, ma fortunatamente è proprio la danza a essere la prima a comunicare attraverso il proprio linguaggio, quello del corpo, il messaggio che danzare non vuol dire più solo estetica, ma deve trasmettere emozioni, anche e soprattutto attraverso una peculiarità, la personalità e l'identità di ogni danzatore.